E buongiorno mondo, oggi giornata post concerto e movimenti a rilento. La Simo ha detto che non sente più le piante dei piedi, sta tenendo gli occhiali anche mentre stiamo facendo la ripresa perché dice che ha degli occhi inguardabili, ingestibili, un po' come i capelli anche se se li ha fatti ieri. I capelli stanno bene, ma li copre quel cappellino lo stesso. E stiamo andando a far colazione al bar perché in camper già si moriva di caldo, ma soprattutto perché così andiamo diretti alla fermata del pullman per andare a Monreale a vedere la cattedrale. Sì, sapete, siamo tarantolati, quindi dobbiamo aggiungere l'ultima tappa prima di partire. Sto pomeriggio abbiamo la nave, anzi questa sera, e così finiranno le nostre ferie di quest'anno. E poi ad agosto forse ci sarà una sorpresina se convinco la signora qua. A dopo, vi facciamo vedere la cattedrale di Monreale. Buona giornata a tutti. Siamo arrivati a Monreale con il pullman super puntuale, fa anche un po' rima, tranne per una piccola scenetta, un siparietto di un ragazzo che ha fermato il pullman con la macchina dicendo che il pullman gli aveva toccato la fiancata della macchina e gliel'aveva strisciata. L'autista e il controllore sono scesi, hanno controllato. Il ragazzo non aveva né patente né assicurazione, quindi hanno detto va bene, prendi la targa, ci aggiustiamo poi con l'azienda. E secondo me era solo un tentativo di portar via dei soldi. Vabbè, a parte queste divagazioni, arrivati a Monreale, voi vi immaginate di vedere un gran panorama, ma dovete veramente solo immaginarlo, perché oggi col caldo di giugno, di fine giugno, e l'afa tremenda, il panorama su Palermo non si vede quasi per niente. Guardate un po'. E adesso vado a recuperare la Simo che si è fermata all'ombra perché ha detto col cavolo mi metto a fare i video al sole con te, e andiamo a visitare la cattedrale. Per mangiare, documento che versa anche l'acqua, non solo il vino. Ma ci siamo fermati solo perché l'ultimo giorno, l'ultimo pranzo, non possiamo andare via mangiando dei panini, solo dei sandwich che mangeremo già sulla nave. Forse no, perché forse ci prendiamo la pasta al forno, una bella vaschetta di pasta al forno da sporto, altro che i sandwich. E come in tre abbiamo preso io le sarde alla Beccafico, queste qua, e la Simo una caponatina che ancora non aveva provato qua in Sicilia. E adesso mangiamo, buon appetito. E siamo passati anche ai primi. Io ho un piatto di pasta con spada e pomodorini, e la Simo una classica pasta alla norma, un classicone. Se non fossi stata così piena, non avessi avuto così tanto caldo, me ne sarei mangiato un altro piatto. E dopo una bella mangiata e una scorta di pasta di mandorla, un po' per noi, un po' da regalare, stiamo tornando a prendere il pullman e guardate un po' come si è aperto il panorama. C'è ancora tanta foschia, ma molto meno di prima, e si vede tutto intorno fino al mare, fino al porto di Palermo. La Simo è triste perché stiamo andando a preparare il camper per andare a prendere la nave questa sera. Anzi, c'è già arrivato un messaggio da Grandi Navi Veloci che anche questa ce l'hanno spostata di un'ora più avanti. Vabbè, si va, si va. Buona giornata a tutti. Many tic-tacs later.
Mi sa che le operazioni di imbarco e check-in, soprattutto di check-in per ora, saranno più lunghe del previsto. Siamo ancora sul lungomare, diciamo, prima dell'ingresso. Là in fondo c'è l'ingresso del varco che dobbiamo prendere noi per il traghetto per Genova. Ci mancano 950 metri, ma siamo fermi da un quarto d'ora qua, così, completamente fermi, imbottigliati, non capiamo perché, e speriamo di muoverci il prima possibile, perché è faticoso stare fermi. E dopo quasi mezz'ora di coda, forse ci siamo solo all'ingresso, e poi ci sono ancora tutte le burocrazie del check-in, del vedere dove andare a imbarcarsi, il molo, bla 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 bla. Però siamo fermi, continuamente fermi, basta. One eternity later. Ecco che torna vittoriosa la Simo con i nostri biglietti di imbarco. Ce l'hai fatta? Sì, ha vinto. La nave parte alle 10:30. E finalmente ce l'abbiamo fatta. Siamo fermi al porto e adesso aspettiamo l'imbarco, che avverrà tra un paio d'ore, un'ora, non lo so. Hanno spostato la partenza di un'ora più avanti, quindi partiamo 22:30, dovevamo partire 21:30, invece partiremo 22:30, quindi non lo so, sono le 7 adesso, vediamo, no? 7:10, quindi aspettiamo, siamo qua, fermi, al porto. Col Monte Pellegrino là dietro e niente, finite le ferie, uffa. Sta finalmente arrivando in porto la nave che dovremo prendere noi, quindi faranno tutto lo sbarco quelli che sono arrivati e poi toccherà a noi imbarcarci. Eccola là in fondo che fa le manovre. Excelsior, grandi navi veloci, Excelsior. Simo, male. Cosa stai facendo laggiù? Sto cazzeggiando. E siamo ancora qua. Già. Che ore sono? 9:15. Vabbè, ci siamo quasi. Vabbè. Là qualcuno sta salendo, eh. Un camion sale, quindi tra poco tocca a noi. Eccoci finalmente nella nostra cabina extra lusso della nave Excelsior, che rispetto alla Splendid dell'andata è leggermente meglio così a primo acchito. È identica come stanza, ma leggermente più pulita. Il bagno sembra funzionare, che nell'altra non funzionava per niente, però è un po' scena, guardate qua, voglio farvela vedere. Qua, questo è il gabinetto. Non sembra poi così nuovo, Sempre il giappino, come l'andata. Vetro pulito, mica tanto. Però almeno non c'è l'acqua per terra come c'era all'andata. Simo, come ti trovi in questa Excelsior? Un po' meglio, ma pulita non è. Va bene, almeno abbiamo l'aria condizionata, che anche quella all'andata non funzionava mica e c'era una puzza. Va bene, a dopo, stacco, ciao. Abbiamo mollato tutte le cose in cabina come vi abbiamo fatto vedere e adesso siamo sulla terrazza per birretta. Palermo ci saluta con i fuochi d'artificio. The next day. E buongiorno mondo, siamo pronti e operativi.
per andare a far colazione. Come vi dicevo ieri, la stanza è un po' meglio di quella dell'andata, ma dormire su questi letti è un po' come dormire sui chianconi di acitrezza. Comincia così il nostro pranzo con una busta di vino Barbera. Alla rosticceria, anzi alla pasticceria che faceva anche gastronomia e rosticceria, ci siamo presi. Guardate un po', si vede già da quanto è unto. Abbiamo preso 600 grammi di aneletti al forno. E lei non vedeva l'ora di mangiare. Buon appetito a tutti. E ovviamente non è finita qui, anzi la pasta è finita qui, sì, è finita tutta, ma abbiamo anche mezzo arancino a testa. Arancina, perché queste qua sono quelle palermitane. Buon punto della navigazione, perché siamo accanto alla Corsica, quello lì è il dito della Corsica, questa parte qua, e ci siamo. Sono le 2:31, dovremmo arrivare per le 18 a Genova e un paio d'ore di prima ci faranno lasciare la cabina. Quindi adesso andiamo a vederci un altro paio di puntate di Zero Calcare che ci siamo scaricati prima di partire. E si sta bene, c'è un sacco di vento, prima c'era anche il mare un po' mosso, ma adesso si è calmato. Many tic tacs later. E mancano 2 ore e mezza all'attracco e abbiamo già dovuto lasciare la cabina come tutti quanti. Il nostro posto di attesa è questa zona bar superiore del piano 7 e siamo decisamente molti di più di posti disponibili in questa zona, e perciò c'è gente seduta per terra. In fondo io e la Simo ci siamo presi questo posticino nelle scale che vanno giù alla reception, che tanto hanno chiuso con le con i nastri, e noi siamo qua e aspettiamo 2 ore e mezza. Adesso leggiamo un po' di libri con i Kindle, sistemo un po' di foto per il post e dobbiamo fare a turno per andare fuori a prendere una boccata d'aria, perché sti posti qua vanno via come il pane. C'è gente un po' disonesta che si è presa 3 sedie per appoggiarci sopra le borse e nessuno gli dice niente. Niente, solite cose all'italiana, che c'è gente come noi, come quel ragazzo là davanti, come signori un po' più anziani di noi seduti per terra, e c'è gente con 3 sedie per una persona con borse sopra. E niente, va bene così, questa è l'Italia. Giusto? A dopo. A Vercelli, le ferie sono ufficialmente finite, anzi non ufficialmente, perché finché non si lava, si pulisce e si ritira il camper, le ferie non finiscono. Però adesso sbaracchiamo tutta la rumenta che abbiamo in giro, portiamo su in casa, saranno da fare i milioni di lavatrici, e domani laviamo tutto il camper dentro, lo portiamo a lavare fuori, scarichiamo le acque e basta. Dopodomani si torna a lavorare. Buonanotte, al prossimo viaggio.